A 10 giorni dalla sentenza sul caso Argentina, qual è il suo parere, onorevole Ottobre? Ma è preoccupante la sentenza che di fatto i giudici e la magistratura hanno stabilito che ad Arco c'è stata una lottizzazione abusiva, quindi dei volumi che non dovevano essere costruiti. Ma quello più preoccupante è che qua vi è la mancanza dell'amministrazione comunale e un gruppo di cittadini si è sostituito al lavoro dell'amministrazione comunale. Perché? Perché quando questo gruppo di cittadini ha fatto presente all'amministrazione comunale che secondo loro, dopo aver verificato la documentazione, vi erano state commesse degli errori importanti, questi amministratori hanno sempre negato e hanno sempre difeso l'iter burocratico della vicenda ex Argentina. Anzi, addirittura è stato consigliato a loro, questo gruppo di cittadini, di rivolgersi alla Procura della Repubblica. E così hanno fatto, e così il Comune di Arco ha fatto una brutta figura. Tra il resto non si è neanche costituito parte civile, l'hanno fatto il comitato e sono stati anche risarciti con 50.000 euro. Quindi qui il danno del Comune c'è, ma evidentemente c'è chi ha difeso comunque un iter che non andava difeso. E la sentenza parla chiaro. Quale atteggiamento dovrebbe adottare ora l'amministrazione comunale, vista la sentenza? Un atteggiamento che non ha mai fatto fino adesso, che è quello della trasparenza. Non è stato per nulla trasparente. A tutt'oggi i consiglieri comunali non hanno ricevuto le risposte. Il sindaco più volte ha sottoscritto, ha risposto in aula che lui non sa, e questi sono i verbali che testimoniano, che lui non sa di cosa avverteva l'accusa nei confronti, per esempio, del funzionario dell'area tecnica. Ma come si fa a non sapere? È una continua copertura e questo fa male ad Arco. Qui stanno scrivendo una brutta pagina della storia del nostro comune di Arco. Il comune però ha dichiarato che farà una commissione d'inchiesta. Sì, ma anche qua nell'ultima riunione di capigruppo il sindaco ha espresso la volontà di non, per esempio, concedere la presidenza alle opposizioni. Ha detto anche che la commissione sia solo politica, cioè solo i consigli comunali, ma che senso ha una commissione d'inchiesta deve essere formata anche da persone esterne al consiglio comunale, persone esperte, per esempio la nomina di un avvocato, la nomina di un urbanista, la nomina di un tecnico che possa evidentemente dare dei giudizi tecnici, poi la politica dirà il suo.